Notato che nella maggior parte dei casi gli elementi narrativi che servono al racconto, al romanzo, per mostrare quello che c'è di significativo sono già tutti lì. E a volte forse lo scrittore li usa anche a livello inconscio e va benissimo, perché secondo me il processo di scrittura si articola in due momenti, uno che è irrazionale e inconscio, però ci deve essere poi quello di revisione che deve essere razionale e conscio. Ecco, a volte manca una delle due. Se manca la prima, non andiamo in profondità e quindi magari scriviamo delle cose un po' banali. Se manca la seconda, magari non, come dire, non riusciamo a raggiungere il lettore come vorremmo, non riusciamo a emozionarlo e a coinvolgerlo a livello emotivo, quindi ci vogliono tutte e due. Quindi dicevo che nella maggior parte dei casi gli elementi narrativi sono già lì, soltanto che magari non sono abbastanza forti, quindi possiamo lavorare con gli stessi per rafforzare magari il tema, per rafforzare l'immagine, il concetto che vogliamo esprimere. Per questo il lavoro di revisione e di editing è un lavoro minuzioso, è un lavoro delicato, non vuol dire stravolgere tutto, non vuol dire rinunciare ad alcune idee. Volevo farvi un esempio pratico. Ad esempio, c'è questo gangster, ex criminale che aveva abbandonato la vita da balordo, appunto, da criminale, che insomma ha bisogno di un favore da parte della sua vecchia compagnia di criminali con i quali era cresciuto assieme. Lui si è rifatto un'altra vita, appartiene adesso a un altro ceto sociale, però qualcosa gli succede, o meglio, succede a suo fratello, motivo per cui ritorna al vecchio quartiere, al vecchio bar e ai vecchi amici. Qualcuno ordina champagne per festeggiare questa rimpatriata. A fine serata si vede lui e i suoi amici che finiscono lo champagne e vanno avanti a bere birra. Ora, questa cosa è soltanto accennata e tra l'altro qualcuno ordina champagne. Quindi ho suggerito all'autore di cambiare qualche cosa e di far rafforzare la differenza iniziale del ceto sociale. Quindi è lui, è il protagonista, che ordina champagne, tra l'altro anche magari un po' a disagio, perché i vecchi amici avrebbero ordinato o birra o del vino scadente. Questo all'inizio. Vediamo l'evoluzione della serata. Man mano cominciano a bere, cominciano a parlare, cominciano ad affrontare il discorso, che adesso non ci interessano, però il cuore della faccenda, una faccenda delicata, una faccenda da criminali. Ecco che allora suggerisco all'autore di far terminare le bottiglie di champagne e man mano ordinare birra, vino scadente. Questo fa sì che se all'inizio della scena si percepisce la differenza di ceto sociale tra lui e gli ex amici, adesso, quando lo champagne è finito e quando tutti stanno bevendo la stessa cosa, quindi birra e vino scadente, e sono tutti un po' alticci, ecco che le differenze sociali sono annullate e lui, ecco il protagonista, praticamente ritorna alla situazione originaria. Non si vedono più le differenze tra lui e gli ex amici.